Ciao a tutte e benvenute nuovamente al canale. Ricorda di iscriverti e attivare le notifiche così che YouTube ti avvisa ogni volta che carichiamo un video. Allora, mi chiamo Melissa, per chi non mi conosce. Sono nata in Colombia il 23 agosto del 1988 e non sono nata in una famiglia cristiana, anzi, la mia famiglia era distrutta già prima della mia nascita. Prima che io nascessi, c'è da dire che sono il frutto della violenza sessuale che mio padre ha fatto a mia madre. Mia madre non voleva un'ulteriore gravidanza con lui, un ulteriore figlio, perciò quando ha saputo di essere incinta ha provato ad abortire. Ma il Signore ha un proposito con le nostre vite e lui opera in maniera grandiosa e miracolosa. Lei ha preso pasticche, si è fatto delle siringhe per uccidere il feto, ma non è riuscita nel suo intento. Buttava acqua per terra col sapone e si lanciava di pancia, ma in tutto ciò non è riuscita. Ringrazio il Signore perché quello, io lo posso dire, è il primo miracolo che ha compiuto nella mia vita, dopo tanti, e dopo ne ha fatti tanti altri. Perciò sono nata in una famiglia che ormai era distrutta. E non ricordo molto degli anni vissuti insieme a mamma e papà, ricordo solo urla e botte, litigate, tante urla, tante botte. Ricordo un padre ubriaco, ricordo un padre che ci vedeva il fine settimana, però ci parcheggiava a casa di sua madre e lui andava a bere. Ricordo un padre che tornava a casa alle 6 del mattino, ubriaco, che puzzava, cioè io mi ricordo tuttora l'odore di uomo ubriaco e mi ricordo che io e mio fratello dormivamo in una stanzetta piccolina che era tipo uno sgabuzzino a casa di nonna paterna e lui si buttava per terra, si buttava per terra a dormire, ma l'odore e la puzza di uomo ubriaco era così forte che noi ci dovevamo alzare a quell'ora, perciò eravamo abituati che il fine settimana ci si alzava alle 6 del mattino. E ricordo un padre che quando ci voleva vedere ci portava a scuola, ma ci portava a piedi perché i soldi della merenda e dei trasporti ce li chiedeva in malo modo perché gli servivano per la sua dose di droga o per andarsi appunto il fine settimana ad ubriacarsi. Ricordo un padre che non faceva nulla per i propri figli, anzi, più gli rendeva la vita impossibile ai propri figli era meglio, più a me che a mio fratello, perché comunque a me mi ha sempre fatto pesare il fatto che sono stata non voluta, che secondo lui ero stata io la causa della rottura tra lui e mia madre, ma il matrimonio loro già dal primo giorno di matrimonio era già finito. Perché lui lo stesso giorno, il primo giorno di matrimonio, aveva già picchiato mamma. Ricordo un padre che ci faceva tanta violenza psicologica. Ricordo un padre che mi urlava in mezzo alla strada che ero una figlia di donna facile, che io come lavoro potevo fare solo la prostituta. E tutte queste cose hanno creato in me tanta insicurezza, tanta. E perciò sono cresciuta così in una famiglia un po' diversa, però ringrazio il Signore perché avevo nonna che, scusate, in questo video sicuramente piangerò. Avevo nonna che fin da piccoli ci ha sempre portati in chiesa, lei già conosceva del Signore e ci teneva sempre a portarci in chiesa anche se mia mamma non credeva. E piango non perché mi faccia male tutto quello che ho vissuto, ma che perché vedo che il Signore nella mia vita ha fatto tanti miracoli. E poi parlare di mia nonna è un tasto un po' dolente. È un tasto dolente perché nonna è venuta a mancare nel 2014. E vabbè, penso che tutti abbiamo passato per delle perdite e impari a vivere col dolore. Però la mancanza c'è sempre. E nulla, nonna ci portava in chiesa, ci
Ricordo che nella chiesa dove andavamo c'erano gli scout cristiani e facevano dei campeggi. E in uno di questi campeggi io guardavo le famiglie e io sempre dicevo al Signore, da sempre gli avevo pregato, gli dicevo: Signore, ma io voglio la mia famiglia riunita, voglio che mio padre cambi, che loro tornino insieme, no? E in uno di questi campeggi il Signore parlò al mio cuore e, con un versetto che si trova in Salmi, che dice: anche se padre e madre ti abbandonassero, io sarò con te. E io presi quel versetto e l'ho fatto mio. Infatti è il versetto che mi accompagna da sempre, per qualsiasi cosa, perché avendo avuto un padre, non so se si dice avendo avuto, vabbè, è un padre così poco presente, che mi rinfacciava ogni giorno il rifiuto che aveva nei miei confronti. Sono cresciuta con questo senso di rifiuto da parte di tutte le persone. Nel 2003 decido di dare la mia vita al Signore, battezzarmi e dare la mia vita al Signore. Però non finiva la violenza psicologica che mio padre ci faceva a me e mio fratello. Nel 2001 mamma decide di venire in Italia perché Colombia non offriva nulla alle famiglie come eravamo noi. Mamma era mamma single, mio padre non l'aiutava in niente praticamente. E anzi, viene in Italia per lavorare e qui conosce quello che ad oggi è il suo attuale marito. Si sposano e nel 2003 ci vengono a prendere, che poi è l'anno dove ho deciso di appunto dare la mia vita al Signore. Vengo in Italia e inizio a vivere una vita normale, una vita serena, ma una vita che non aveva Dio al centro. Sì, aveva Dio, ma non Dio al centro. E ho iniziato a dare spazio ad altre cose che non venivano da Lui, ad altre cose che davano più voce alle mancanze che avevo io dentro. Iniziavo a cercare amicizie che potevano colmare il vuoto che sentivo. Iniziavo a cercare persone che potevano pure, appunto, riempire il vuoto, fino a quando a 19 anni non ho conosciuto una persona molto più grande di me, mi ci sono fidanzata e questo ha portato alla distruzione del rapporto che avevo con la mia famiglia, perché ovviamente non erano d'accordo. Prima di tutto, questa persona non era cristiana e secondo, non aveva molti più anni di me. Io portavo avanti questa doppia vita, questa vita di fidanzamento con questa persona, però andavo anche in chiesa. Purtroppo intorno a me non ho trovato persone che mi dicevano: ok, stai sbagliando, però possiamo cercare, tu puoi avvicinarti al Signore e il Signore ti perdona. Ma ho trovato persone che mi dicevano: il tuo peccato è troppo grande per essere perdonato. E mi lanciavano ogni volta giudizi veramente, veramente brutti. Nel 2015 ho toccato fondo. Ho toccato fondo perché ho conosciuto una persona, cioè la conoscevo già da tempo. E mi sono messa insieme a questa persona era un violento, e intorno a me c'erano solo persone che mi dicevano: i tuoi sbagli sono troppo grandi per essere perdonati. Questa persona nel luglio del 2015 ha provato ad uccidermi e anche lì, anzi, è stato proprio lì che il Signore ha detto: io sono qui. La mia mano non ti ha mai lasciato, sei tu che ti sei girata dall'altra parte. Girati, io sono qui. E ricordo che lì ho iniziato a dare tutto al Signore, a mettere tutto nelle sue mani, anche se non è stato facile perché mi sono trovato senza amici e ad oggi dico forse è stato meglio perché il Signore per ricostruire deve distruggere tutto quello che ti sei creata da sola con le tue forze. E le amicizie che avevo in quel momento mi hanno girato le spalle perché, anzi, testuale parole loro, tu hai commesso troppi peccati, meriti di essere uccisa come si faceva nell'antichità. E io mi portavo dietro tutto questo carico che gli altri mettevano in me.
è che io non riuscivo ad ascoltare la voce del Signore quando mi diceva sì, hai sbagliato, però io sono qui, sono pronto a perdonarti. E ad oggi lo posso dire, che il Signore, cioè non c'è peccato piccolo e non c'è peccato grande, c'è il peccato. E il Signore è disposto a perdonarti, non credere alle bugie che ti dicono le persone. Non credere a quello che ti dicono le persone quando ti dicono ah no, perché hai sbagliato su questo, chissà se il Signore ti perdonerà, perché hai sbagliato su quest'altro. Boh, io intanto non ti perdono, anzi mi allontano da te perché sei una mela marcia. Non credere a queste cose. Dio è disposto a perdonarti, Lui è pronto a perdonarti, Lui è morto per te, ti ama e il suo amore non cambia. Lui sa che sbagliamo perché noi siamo umani. Ovviamente questo non ci porta ad essere liberi di sbagliare, a dire ok, tanto Dio mi perdona. Ma che il tuo peccato, che il tuo errore non ti allontani da Dio, ma vai da Lui e di ok, ho sbagliato, perdonami. Ed era quello che io non facevo. Purtroppo ascoltavo di più i giudizi delle persone, perché è semplice dire ah, quella persona ha sbagliato su quello. E come dice la Bibbia, perché guardi la pagliuzza nell'occhio di tuo fratello e non guardi la trave che è nel tuo occhio? Come umani siamo portati a guardare sempre quello in cui sbagliano gli altri, a dare un giudizio su quello che sbagliano gli altri, ma mai a guardarci noi, a vedere quello che noi stiamo facendo. All'ottobre 2015 ringrazio il Signore perché è stato l'anno, ho iniziato la mia rinascita. Nel 2015 ho conosciuto quelli che ad oggi sono i miei pastori. Ho conosciuto a Mario e Alejandra e loro con amore mi hanno preso e mi hanno detto sì, hai sbagliato, ma Dio può risanare tutto. Ci devi mettere tu la volontà. E da lì è iniziato il mio percorso di guarigione, il mio percorso di dire ok, ho sbagliato, ma non c'è peccato troppo grande che Dio non possa perdonare. Ed è quello che io oggi ti voglio lasciare. Dio è un Dio di miracoli e nella mia vita il miracolo si è visto già da prima che io nascessi. Il Signore vuole ricostruire là dove hai costruito tutte cose sbagliate, rade tutto a terra. Toglie da te le persone che non vanno bene per la tua vita e te ne dà delle nuove. Ti dà delle nuove che ti aiutano a crescere in Lui e che ti dicono non c'è peccato troppo grande che Dio non possa perdonare. Non esiste bugia bianca, bugia nera, peccato piccolo, peccato grande. Esiste il peccato. E Dio oggi ti vuole dire io ti voglio perdonare, però devi venire da me. A fine 2015 conosco quello che ad oggi è mio marito e quando veramente pensavo, dopo tutte le esperienze che avevo avuto, dicevo chissà se il Signore ha preparato qualcuno per me e il Signore l'ha messo nel mio cammino. Ci siamo sposati per fede e devo dire che il Signore non ci ha deluso in questa nostra scelta, perché lui tuttora non ha un lavoro fisso. Ma il Signore ci sostiene tutti i giorni, vediamo la sua mano sulla nostra vita. E per quanto riguarda mio padre, nel 2014, a fine 2014 sono andata in Colombia, il Signore mi ha parlato e mi ha detto che dovevo perdonare mio padre. Ed è stato duro, è stato duro perché ci aveva fatto tanto male mio padre. Ho parlato con lui e glielo ho detto, gli ho detto io ti perdono per tutto quello che hai fatto, forse non ti rendi conto di tutto il danno che hai fatto. E lui mi ha detto sì, io me ne rendo conto, mi sono reso conto che ho perso due figli meravigliosi, che potevo far di meglio. E ringrazio il Signore che mi ha dato questa possibilità di parlare con lui, perché nel 2016 lui è venuto a mancare. Però ringrazio il Signore perché prima di tutto, e qua dico le preghiere che tu fai al Signore, anche dopo anni, il Signore non è che le lasci incompiute o tu le hai pregate e non ti ascolta, il Signore ascolta tutto, sa i desideri dei nostri cuori. E quelle preghiere che io facevo quando ero piccola, che dicevo fa che mio padre cambi,
fa che loro possano tornare insieme. Sì, è vero, loro non sono tornati insieme. E ringrazio il Signore perché ad oggi mamma è felice e ci siamo ricostruiti una famiglia solida e non siamo più in due ma siamo in tre fratelli, e questo lo fa solo il Signore. Ma quella preghiera non è che il Signore non l'ha risposta, ma l'ha fatto per la sua gloria. E quando mio padre è morto sono venuta a conoscenza che lui aveva accettato il Signore, e per me è stata la risposta a quella preghiera che io ho fatto quando ero piccola. E mi ricordo che la facevamo insieme a mio fratello, questa preghiera. E quando siamo cresciuti dicevamo: Signore, fa che lui si converta. Signore, fa che lui ti conosca. E vi dico che era quasi impossibile, perché era una persona veramente tanto, tanto cattiva. Ma il Signore ci ha dato la possibilità, soprattutto a me, di parlargli e dirgli che io lo perdonavo. È stato un percorso duro. E oggi posso dire che il Signore è il centro della mia vita. Posso dire che se sono qui a raccontare queste storie è solo grazie a Lui, perché prima di tutto mi ha fatto e mi ha dato il miracolo della vita, perché io tranquillamente potevo anche non nascere, perché una persona ha cercato di uccidermi, ma il Signore, nessuno tocca i figli di Dio, e lo ringrazio per questo. E io oggi voglio esortarti a che non importa la situazione che stai vivendo, se magari sei in peccato e non riesci ad uscirne e non ti senti degno di Dio, vai davanti a Lui. Lui è morto per te, è morto per i tuoi peccati, e come ho già detto, non c'è peccato più grande che Dio non possa perdonare. Se vai davanti a Lui e ti umili, Lui lo farà. E a te che magari stai passando un momento, no? Dio è grande a guarire, a perdonare, ma soprattutto a guarire quelle ferite grandi che sanguinano nel nostro cuore. E io sono una testimonianza viva di quello, perché io mio padre lo odiavo e non potevo nemmeno pensare a lui perché mi veniva il vomito. E ringrazio Dio perché ad oggi posso dire di averlo perdonato, così come a tutte le persone che mi hanno giudicato per tanti anni, posso dire di averle perdonate. Anzi, molte volte prego per loro. Prego che il Signore li benedica.